Segni di salvezza si scorgono nella croce. Questa è l'idea che farà da filo conduttore in questa edizione pasquale di Milano Chiesa Aperta. Ci aiuterà la rappresentazione della Via Crucis dei ragazzi delle medie dell'Istituto San Gaetano dell'Opera Don Guanella di Milano, sapientemente preparati da Don Leonello Bigelli. Gesù è morto. Perché? Gesù è morto. Perché? Si poteva evitare il dramma della croce? Che ci sarebbe voluto per evitarlo? Che ci sarebbe voluto perché tutto finisse bene? Che ci sarebbe voluto per conservare Gesù sulla terra qualche anno in più? Che ci sarebbe voluto perché Gesù non morisse di morte violenta? Che ci sarebbe voluto perché Gesù morisse di morte naturale? Ve lo immaginate? Gesù vecchio, con una lunga barba bianca, circondato dalla venerazione generale, che racconta le sue ultime parabole, seduto in mezzo alla gente, sotto l'ombra dell'ulivo del suo giardino. No, Gesù vecchio non è esistito. Gesù è morto ed è morto giovane, di una trentina d'anni. Chiudete per un attimo il Vangelo. Dimenticate tutto ciò che sapete o credete di sapere. Rimanete solo con questa domanda. Gesù è morto. Perché? La croce è lo strumento di supplizio di Gesù. Ecco la croce, lo strumento del supplizio che è diventato oggetto di arte, che orna il collo dei ragazzi e delle ragazze. Si può disprezzare il crocifisso, toglierlo da una stanza o da un'aula di scuola, si può calpestarlo, si può odiare la croce, farla diventare uncinata per disprezzo di Gesù l'ebreo. Ma non si potrà mai avere il disprezzo sufficiente per cancellarla dalla storia e dalla nostra vita. Gesù cade sotto il peso della croce. Cosa c'è di peggio che dover stare a guardare un uomo sotto le ruote della nostra cattiveria, sotto le ruote del nostro male, sotto le ruote della nostra angoscia, sotto le ruote della nostra debolezza, sotto le ruote del nostro peccato. Gesù viene deriso. Stare là, nudi, essere sputacchiati, frustati, picchiati come un cane, essere lo zimbello di tutti, essere derisi, presi in giro, calpestati. Questa è l'ora dell'aggressività, l'ora dell'angoscia, l'ora della paura. Non possiamo continuare a vivere nell'abitudine come abbiamo fatto fino adesso, ad essere i carnefici degli altri, a vivere nella nostra aggressività come abbiamo fatto fino adesso, nella falsità e nell'egoismo come abbiamo fatto fino adesso, nella paura come abbiamo fatto fino adesso. Devi affrontare la tua paura, la tua fragilità, il tuo brutto carattere, la tua falsità, il tuo egoismo, la tua comodità. La morte di Gesù ti dice che c'è qualcosa di assurdo nella tua vita e che tu devi affrontare queste assurdità. Chi è libero non ha paura, come Gesù. Gesù non ha paura. Gesù regge bene fino alla fine. Durante le ore della sua passione, Gesù manifesta una grande libertà. Mentre tutti gli altri personaggi implicati nel dramma hanno paura, egli non ha paura. Hanno paura i capi, ma Gesù non ha paura. Ha paura Giuda e tradisce, ma Gesù non ha paura. Hanno paura gli apostoli e scappano, ma Gesù non ha paura. Ha paura Pietro e lo rinnega, ma Gesù non ha paura. Ha paura Giuda e restituisce il denaro, ma Gesù non ha paura. Ha paura Pilato e se ne vuol lavar le mani, ma Gesù non ha paura. Solo Gesù sembra ignorare la paura. Gesù si sente abbandonato nel momento in cui muore. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Perché nessuno ha risposto al tuo grido di morte? Perché il cielo si è chiuso sopra di te? Perché Dio si è nascosto? Chi è questo Gesù che muore? Ecco, l'uomo fallito. Eccolo lì, morto in croce. Ecco l'uomo completamente rovinato che precipita e fallisce. Ma proprio l'uomo rovinato, l'uomo che precipita e fallisce, l'uomo che grida il suo abbandono e la sua solitudine, viene abbracciato dall'amore di Dio che risuscita Gesù. Perché il Gesù morto non è defunto. Anzi, è proprio nella sua morte che incomincia a vivere davvero. E alla fine Gesù vince, diventa una persona vincente. E siamo arrivati a conclusione di questa edizione pasquale di Milano Chiesa Aperta. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 22.30 su Telenova. Arrivederci, buona settimana e ancora buona Pasqua. Telenova Notizie, il telegiornale della Lombardia.